Buon pomeriggio, bentrovati. Prima edizione del Teledeon Notizie nel giorno della domenica. In una lettera Papa Francesco ha ricordato la figura di San Tommaso d'Aquino e ha scelto il cardinale Semeraro come suo inviato speciale alla celebrazione del 700° anniversario della canonizzazione. Il servizio. Uomo di chiesa, sacerdote e dottore che condivise la sua immensa sapienza spirituale e umana attraverso preghiere e scritti, Papa Francesco ha definito così San Tommaso d'Aquino in una lettera scritta in latino con cui nomina il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, suo inviato speciale alla celebrazione per i 700 anni dalla canonizzazione del santo che si terrà il prossimo 18 luglio nell'abbazia di Fossanova, in provincia di Latina. Sempre si mostrò animato da carità, il frate domenicano fu pieno di meravigliosa cultura, sottolinea il Santo Padre. Scrisse, ricorda, molte opere piene di mirabile erudizione e insegnò a innumerevoli persone, acquistando meriti sommi nella filosofia e nella teologia. E mentre riverente indagava o scrutava con ragione i divini misteri, continua Bergoglio, contemplava gli stessi con ardente fede. Il cardinale Semeraro celebrerà la solenne Eucaristia nell'abbazia di Fossanova, luogo dove il santo si è addormentato nel Signore. Tutti i partecipanti a questo evento, spiega Bergoglio, saranno incoraggiati a manifestare il loro speciale amore a Cristo e al suo Vangelo, con rinnovata forza e nuovo zelo attraverso la preghiera, come pure a essere ardenti dello zelo della fede nella vita quotidiana. Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano una squadra di calcio spagnola nei giorni scorsi che ha festeggiato il primo centenario di fondazione. Lo sport è un'opportunità per affermare i valori della società, ha detto il pontefice. Ma sentiamo il servizio. Ho ripetuto più volte che lo sport è un'opportunità per riscoprire e promuovere molti valori della nostra società. Lo ha detto Papa Francesco incontrando i dirigenti e i calciatori di una squadra di calcio spagnola in occasione del centenario di fondazione della società sportiva biancoceleste. I vostri colori sono quelli della Vergine Immacolata e anche quelli della maglia argentina, sottolineato, quasi come se nostra madre volesse legarsi tra le due sponde di questo grande oceano che più che separarci ci ha uniti. Ha evidenziato Bergoglio, spiegando che in qualche modo potremmo dire che il cuore dell'umanità è formato da tutti quei pezzi che ci ricordano nel modo più intimo che siamo tutti uniti, che siamo pellegrini in questo mare tempestoso dell'esistenza. Per il pontefice le radici sono importanti. Le vostre, ha dichiarato rivolgendosi a dirigenti e calciatori, ci raccontano di una terra che non si chiude al fratello che arriva pellegrino e a gente capace di lasciare tutto per lanciarsi ad affrontare le più alte imprese. Il Santo Padre ha poi specificato l'importanza di mantenere una dimensione amatoriale dello sport, perché quando la si perde, lo sport diventa commerciale o semplicemente asettico e senza passione. Da qui l'appello conclusivo alla società calcistica a non perdere mai la dimensione amatoriale dello sport. Una missione di pace a Mosca nel segno di San Nicola di Bari. Nei giorni scorsi il vescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha raggiunto la città moscovita per la sua seconda iniziativa di pace dopo quella di Kiev. Per l'occasione un bassorilievo dedicato al santo è stato posto nella cattedrale cattolica russa. Vediamo. Che questo gesto possa essere un tassello piccolo per portare una vera e duratura e giusta pace. È stato consegnato alle autorità religiose moscovite nel corso di una cerimonia concelebrata nella Cattedrale Cattolica di Mosca dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, e da Monsignor Paolo Pezzi, Arcivescovo di Mosca, un bassorilievo in terracotta raffigurante San Nicola dell'artista plastico Cosimo Giuliano. Si tratta della seconda iniziativa di pace del Vescovo di Taranto dopo quella dell'aprile scorso a Kiev. La missione, denominata Tasselli di Pace 2 Mosca, terminerà domani 12 luglio ed è stata organizzata dall'associazione culturale L'Isola che non c'è, guidata proprio da Monsignor Santoro, composta dal giornalista e presidente onorario Franco Giuliano e dal nefrologo di Uniba, Loreto Gesualdo.
poco prima della sua partenza verso la città russa. In un post pubblicato sul suo profilo social, il presule di Taranto aveva espresso parole di fede e di speranza. «Desideriamo porre semplicemente un gesto, un'azione, una relazione umana», ha scritto Monsignor Santoro, «là dove abbondano le analisi, le strategie, le battaglie per la comunicazione, mentre il dolore e la sofferenza di questi due popoli cresce e l'incertezza avanza». In contemporanea, alla cerimonia solenne, come segno di giubilo, nell'intera arcidiocesi di Taranto tutte le campane della chiesa hanno suonato a festa. Un invito ad essere operatori di pace e alla preghiera che apre propositi di pace, quello del Cardinale Zuppi, in occasione del ringraziamento alla Madonna Assunta della diocesi di Cassino. Vediamo. La preghiera aprirà nei cuori degli uomini propositi e soluzioni di pace. Il terribile conflitto in Ucraina lo chiede in maniera impellente. È quanto sostiene il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un messaggio inviato al vescovo di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, Monsignor Gerardo Antonazzo, per le celebrazioni di ringraziamento alla Madonna Assunta. «La pace richiede l'impegno di ciascuno», ha ricordato Zuppi, «inizia nei nostri contesti, dal non disprezzare nessuno fino al rispetto dell'altro, dall'essere sempre ognuno fratello di tutti. Quello per la pace è un impegno che prendiamo nel nome di Gesù e in nome di tutte le vittime uccise dalla guerra», ha ribadito. «Come Chiesa», ha continuato il presidente della CEI, «iniziamo dal proteggere i più deboli dei deboli, i bambini. Poi l'invito a essere operatori di pace per arrivare al silenzio delle armi». Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, manda un messaggio di benvenuto ai turisti e per tutto il mese di luglio viene celebrata una messa internazionale per favorire la partecipazione dei visitatori che provengono dall'estero. Sentiamo. Grazie per aver scelto questa bellissima terra per trascorrere il tempo del meritato riposo dopo le fatiche di un anno di lavoro. La Chiesa di Lecce vi accoglie a cuore aperto. Sono le parole con cui Monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, accoglie i turisti e i villeggianti. Approfittate di tanta bellezza per contemplare il creato, ma anche la fantasia geniale della sapienza e delle mani dell'uomo che nei secoli hanno reso ancor più affascinante ogni angolo del Salento. Natura da salvaguardare, memoria da custodire e arte da preservare siano corsie preferenziali per consolidare o riallacciare il vostro rapporto con Dio. Troverete nelle nostre città e in ogni località di mare, prosegue Monsignor Seccia, una chiesa o uno spazio per la preghiera e la meditazione. E in molti casi anche un prete pronto ad ascoltarvi e a donarvi il perdono di Dio. Non lasciate che questo tempo prezioso scorra invano. Tornerete a casa con una marcia in più e pronti a ripartire. Durante il vostro soggiorno, infine, non trascurate di compiere gesti di solidarietà, come ci ricorda Gesù. I poveri li avremo sempre tra noi. E quando sarete davanti al mare, conclude l'arcivescovo, non dimenticate di fare una preghiera per le migliaia di persone che, spinte dalla speranza di approdare verso un futuro migliore, in queste acque hanno trovato la morte. L'arrivo a Lecce di numerosi turisti provenienti dall'estero ha indotto la comunità cristiana diocesana ad offrire un ulteriore servizio religioso ai graditi ospiti. Avendo notato che in Basilica già vari turisti hanno espresso il loro desiderio di confessarsi nella propria lingua e hanno domandato se in città si celebrasse una messa in inglese, insieme ai componenti uffici di curia si è pensato di fissare ogni domenica di luglio alle 19 la messa internazionale nella Basilica di Santa Croce. Questo servizio rappresenta una novità per tutto il territorio salentino e costituisce una forma di attenzione pastorale che non si limita a conservare il presente, ma sa guardare anche alle sfide che comporta la presenza di migliaia di turisti che nel periodo estivo affollano la bella città. Nel Duomo di San Corrado, a Molfetta, sono state accolte le reliquie di Sant'Antonio. Vediamo. Come 8 anni fa, Molfetta, che con il santo ha un rapporto devozionale molto forte, ospita i suoi resti con gioia e devozione. Un evento straordinario per i fedeli e per la confraternita di Sant'Antonio, con il suo priore Giuseppe De Bari, che hanno accolto ieri la pellegrinazione straordinaria delle reliquie del santo di Padova.
Nei 5 giorni della permanenza in città, il busto reliquiario farà un pellegrinaggio in alcune comunità parrocchiali e strutture sanitarie residenziali per anziani. Le reliquie gireranno un po' per le parrocchie di Molfetta, per le case degli ammalati, per le strutture dove ci sono anziani malati, l'ospedale, Don Grittani, la Lega del Filo d'Oro. Quindi quelle reliquie saranno portate un po' nei vari luoghi in modo tale che si possa dire che Sant'Antonio che va a incontrare malati, anziani, fedeli o altro e non li conta. E poi ci saranno momenti particolari, si andrà nelle parrocchie di San Domenico, nella parrocchia Madonna della Rosa, ma andranno anche alla Madonna dei Martiri perché i frati che hanno in custodia a Padova sono dell'ordine di San Francesco. Dopo l'accoglienza nel Duomo di San Corrado, la reliquia del santo, accompagnata dalla banda Santa Cecilia, è stata portata in processione e trasferita nella chiesa di Sant'Andrea nella Città Vecchia, dove rimarrà fino a lunedì 17 luglio. Dopo 800 anni questa pellegrinazio va in giro nelle città, sbarca a Molfetta e sono quei riferimenti più alti della fede cattolica. Sant'Antonio è uno dei santi, come dire, più amati, più seguiti dal popolo credente, dal popolo cristiano. E quindi succede che ospitiamo ben volentieri queste reliquie, sosterranno nella chiesa di Sant'Antonio per molti giorni per come dire, alimentare la fede dei tanti che nella nostra confraternita di Sant'Antonio stanno da centinaia di anni. Nell'incontro sereno e pacifico tra più confessioni religiose all'interno delle strutture cattoliche della Diocesi di Napoli ha parlato l'Arcivescovo ausiliare emerito della Curia Partenopea Gaetano Castello. Sentiamo. Anche noi ci dobbiamo spendere di più nel creare solide relazioni. Noi affacciamo sul Mediterraneo, qui dall'Italia in particolare, ma dall'Europa meridionale e i paesi del Maghreb come paesi orientali. Dobbiamo noi cercare di creare relazioni più profonde, come ho spiegato adesso agli altri vescovi e ai presenti, relazioni forti di conoscenza e di condivisione delle problematiche e delle possibili soluzioni per creare insieme e non invece nelle prospettive diverse ma anche a volte separate e distanti di europei e altri. Ha parlato anche della necessità di un confronto forte tra tutte le religioni, o meglio tutte le confessioni che sono presenti sui nostri territori. Lei ha ricordato che a Napoli ospita una serie di chiese, altre, nelle strutture cattoliche. Ecco, questo è un messaggio, veramente un seme di pace. Sì, è un seme di pace. Devo dire che le nostre relazioni sono molto belle, ma aprono anche, no? Aprono anche i cattolici ad una visione più ampia, poliedrica, come si esprimeva Papa Francesco, poliedrica veramente, i colori, il riconoscimento di vantaggi e svantaggi nell'una e nell'altra prospettiva e quindi uno spirito più conciliativo delle differenze, no? Più comunionale. E questo è molto bello, noi lo sperimentiamo con grande semplicità nella nostra città, dove appunto siamo riusciti a costruire un clima di accoglienza reciproca. Con un convegno sul tema della cultura del dono si è concluso nell'Arcidiocesi di Trani un percorso formativo di circa un anno destinato ai volontari Caritas di tutta la diocesi. Nell'occasione è stata presentata anche la riqualificata Casa della Carità realizzata con i fondi dell'8 per 1000. Vediamo.
Un percorso formativo durato quasi un anno, destinato ai volontari della Caritas della diocesi di Trani Barletta Bisceglie. A proporlo la stessa Caritas diocesana in collaborazione con l'Oasi 2 Onlus, che ora giunge a conclusione. Una formazione orientata non solo a creare volontari motivati e pronti all'accoglienza dell'altro, ma soprattutto capaci di fare rete sul territorio, per essere pronti a far fronte a tutte le richieste che giungono da quella parte della società più disagiata. A conclusione di questo corso, un convegno di studi allora dedicato proprio alla cultura del dono. La cultura del dono è ciò che gli operatori, come animatori delle Caritas parrocchiali, dovrebbero aiutare le proprie comunità parrocchiali a maturare sempre di più. Questa d'altronde dovrebbe essere sempre di più la direzione per ogni comunità parrocchiale. Ogni comunità, oltre al servizio della liturgia, oltre al servizio della formazione e catechesi, non può non vivere questa maturazione e servizio, appunto, in ordine alla cultura del dono. Lavorare sempre di più e di comprendere il proprio ruolo, che non è solo quello di occuparsi degli ultimi, come è giusto che sia, ma quello di animare la comunità cristiana a occuparsi degli ultimi. Il ruolo di un volontario Caritas è quello di essere soprattutto un animatore. Un animatore della comunità, perché tutti si occupino dei problemi degli ultimi e soprattutto delle persone in stato di bisogno. Che tempi sta vivendo il volontariato in questo momento in Puglia? Vive buoni momenti, anzi devo dire che nelle Caritas diocesane noi abbiamo assistito soprattutto durante l'emergenza Covid ad un aumento dei volontari, ad un calo dei volontari anziani, ma ad un aumento dei volontari giovani. Molte parrocchie si sono rivitalizzate attraverso l'emergenza e adesso speriamo che continuino a prendere questo modo di fare come uno stile. Nell'occasione è stata presentata la riqualificata e ristrutturata Casa della Carità Don Giuseppe Rossi, riconsegnata alla Caritas diocesana con l'aiuto dei fondi dell'8 per 1000, lavori che hanno ridato dignità a un luogo chiamato ad accogliere nel migliore dei modi chi chiede aiuto. I giovani di Mesagne, siamo in provincia di Brindisi, sono stati impegnati nella Settimana Solidale, un periodo di volontariato estivo presso la casa di Zaccheo. Vediamo. Formarsi alla dimensione della carità, donare il proprio tempo agli altri, sperimentare il significato del servizio al prossimo, sono le possibilità offerte dalla Casa di Zaccheo, una realtà a Mesagne, nell'arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, attraverso la cosiddetta Settimana Solidale. In poche parole, la Chiesa locale ha invitato giovani a fare volontariato e vivere un tempo diverso all'interno della struttura sorta 8 anni fa. Entusiasta la risposta di ragazzi e ragazze che sino al 9 luglio scorso sono stati impegnati in vari servizi, dalle attività con i bambini alla distribuzione di pasti a oltre 80 persone, dal centro d'ascolto al supporto per la lavanderia e le docce. Il mondo del volontariato a volte è vissuto soltanto dagli adulti, invece i giovani hanno veramente a cuore questa esperienza, quindi si buttano corpo e anima in questa realtà. La Casa di Zaccheo non è soltanto distribuzione, luogo dove si distribuiscono i pasti, ma ha una funzione di promozione umana, di promozione culturale e soprattutto di attenzione, di cura. Sullo stimolo che Papa Francesco ci ha dato, no? Una chiesa in uscita, e la Casa di Zaccheo vuole essere un piccolo segno di questa chiesa in uscita verso gli altri, soprattutto coloro che vivono situazioni di difficoltà, di solitudine soprattutto. Il volontariato per me è un'esperienza fondamentale, lo è sempre stato nella mia vita e lo è ancora, e lo reputo un dono, forse il regalo più bello che io abbia potuto avere. Le realtà di tutte le persone che vengono a prendere il pasto, che vengono a trovarci, diventano anche un po' le nostre realtà,
Io torno a casa ricca veramente di tante belle parole, ma torno a casa anche con le loro storie ancora dentro, non riesco a dimenticarle neanche nei giorni successivi, penso sempre a loro anche quando sto facendo le mie faccende di casa o in qualsiasi momento della mia giornata. Non si ferma qui il volontariato, te lo porti con te, lo porti a casa, lo porti ovunque. Prossimo è colui che mi sta accanto, no? Dice Papa Francesco, e qui sperimentiamo proprio questa prossimità, questa cura verso gli altri. Chi vive l'esperienza della sofferenza, della solitudine, qui trova veramente un'accoglienza bella, fraterna. Ecco, questo è tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro buona giornata, buona domenica e buona settimana.